Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Vacanze finite? Ti manca già il mare? C'è una notizia che ti può consolare. Torna Buongiorno Marche. Dalle 7 del mattino, colazione in diretta con te. Rassegna stampa, news, siti internet, i tuoi SMS. E da quest'anno nuovi studi, concorsi e sorprese. Buongiorno Marche, inizia il buongiorno con noi. Il più cordiale saluto da ETG Edizione Marchigiana del nostro notiziario, che ricordo va in onda in diretta ed in contemporanea sia sulle frequenze di ETV che di Radio Center Music 99.100 in FM. Notizie che trovate tra l'altro aggiornate 24 ore su 24 sul nostro sito www.etvmarche.it, oltre che su Facebook e su Twitter di ETV. In questo momento la nostra edizione sta andando in onda in contemporanea nello streaming del nostro sito. In apertura di questa edizione proprio una news che trovate nella home page del nostro sito. Notizia della notte, dramma a Civitanova, ammazzata in strada dall'ex marito. Orrore nella notte a Civitanova Marche, la vittima Anna Pia Bigoni uccisa a bastonate e coltellate. Palestini è accusato di omicidio volontario premeditato. Questo il titolo della news che trovate sulla nostra home page. L'uomo è stato interrogato poco fa all'esito dell'interrogatorio del PM nella caserma dei carabinieri di Civitanova Marche. È questo per lui l'accusa di omicidio volontario premeditato. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo da cui la donna viveva separata avrebbe atteso che Maria Pia passasse in bicicletta sotto casa in via Mameli e l'ha presa a coltellate e bastonate. Grazie ad una segnalazione al 112 sul posto si sono prontamente recati i carabinieri che hanno fermato Palestini. A quel punto Anna Pia respirava ancora, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni purtroppo erano troppo gravi. Era molto conosciuta a Civitanova per il suo ruolo di astatrice al mercato ittico. Ulteriori dettagli questa sera nelle edizioni in particolare di ETG Macerata. Cambiamo argomento. Ha minacciato di darsi fuoco cospargendosi di benzina nella sede dell'ufficio servizi sociali del comune di Ancona, in particolare l'informa giovani. Parliamo di un ventenne di origini polacche ma residente ad Ancona, volontario di un'associazione di pubblica assistenza. Ha minacciato il gesto per problemi familiari. La mamma qualche mese fa si era tolta la vita accusando le autorità di non aver lasciato al figlio il suo alloggio popolare. Il ragazzo è stato trasferito in pronto soccorso a Torrette per accertamenti. Ancora cronaca, questa volta da Ascoli. Un bimbo di appena 10 mesi è morto ieri al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni per una rara forma di aritmia cardiaca. Il piccino, figlio di nigeriani, è arrivato al pronto soccorso già in gravissime condizioni. I medici hanno tentato invano di rianimarlo. Ora un'operazione del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, sequestrata, come potete vedere dalle immagini se ci seguite su ETV, un'azienda debita abusivamente alla gestione e allo smaltimento di rifiuti, deferiti all'autorità giudiziaria tre responsabili di violazioni ambientali e traffico illecito di rifiuti. Sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per violazioni alla normativa ambientale ed esercizio abusivo dell'attività tre responsabili nei cui confronti sono stati adottati di provvedimenti di sequestro dell'intero impianto che si sviluppa su una superficie di circa 3.000 metri quadrati. Cambiamo ancora argomento. Una donna di 51 anni risulta scomparsa da ieri sera a Cagli dopo essere uscita per portare a spasso il cane a dare l'allarme. Stamani è stato il marito. Le ricerche condotte dai vigili del fuoco e dai carabinieri sono concentrate nei boschi del Monte Paganuccio, ma finora della 51enne non ci sono tracce. La notizia la trovate anche pubblicata su www.etvmarche.it dal titolo "Caro, porto il cane a fare un giro", ma poi viene inghiottita dal nulla. Sono peggiorate le condizioni dell'anziana anconetana
di 79 anni, investita in centro ad Ancona ieri in tarda mattinata sulle strisce pedonali, come potete vedere da questa immagine scattata pochi minuti dopo l'incidente. La signora, che abita nelle vicinanze all'incrocio tra via Simeoni e via Montebello, dove si è verificato l'incidente, è stata travolta da un appunto guidata da una giovane osimana di 19 anni che proveniva da via Torrioni e andava verso via Veneto. Continueremo a tenervi aggiornati sulle condizioni di salute dell'anziana. Un terremoto di magnitudo 3, profondità 15 km, è stato registrato questa notte alle 3:12 al confine tra Marche ed Umbria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 15 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Sefro e Serravalle del Chienti. Non risultano però fortunatamente danni a cose o persone. Nella stessa zona una scossa di magnitudo 2.2 era stata registrata alle 22:56 di ieri sera. Parliamo di lavoro, ora un'ora di sciopero oggi nello stabilimento Indesit di Melano, la prima dalle 9:30 alle 10:30, l'altra nel turno di lavoro 14:15 nell'ambito dell'avvertenza contro il piano da 1.425 suberi in Italia presentato dalla multinazionale elettrodomestica. Sempre oggi al Ministero dello Sviluppo Economico si svolge una riunione del tavolo tecnico con FIOM, FIM e WILM nazionali sull'esito degli ultimi incontri avuti con l'azienda e le regioni Marche ed Umbria. Restiamo in tema di lavoro, ci si attende molto dal MICAM Shoe Event di Milano in corso di svolgimento, per noi una troupe della nostra redazione di Macerata. Vediamo e sentiamo. È giunto il terzo giorno qui al The MICAM Show Event. Molti sono stati gli incontri e i temi trattati. Tra Solar Hospitality, tra i più importanti ricordiamo quello sull'importanza del brand italiano all'estero. Le strategie che devono le imprese, soprattutto quelle che fanno internazionalizzazione, è quello di capire come il mercato si muove e soprattutto dove questi mercati in qualche modo riescono a rispondere alle esigenze delle imprese. E quello che stiamo facendo è proprio questo, ossia studiare delle strategie che permettano di poter sostituire quei territori che oggi forse non prendono la stessa quantità di merce che prendevano una volta o che hanno fatto delle scelte comunque di tipo diverso, scegliere mercati nuovi e quindi strategie diverse per presentarsi sul mercato. Oggi tema centrale è stato internet, fonte di primaria importanza per le imprese che guardano sempre di più all'internazionalizzazione. Noi abbiamo puntato da sempre sul web, siamo state fra le primissime aziende artigianali ad avere un sito proprio. Sviluppiamo l'indicizzazione, anche i social network, i blog, e siamo associati ad un portale di moda specializzato che giornalmente ci passa molti contatti, devo dire. Attraverso i social riesco a pubblicare foto, eventi che mi danno anche l'opportunità di poter cogliere insomma un cliente qua e là e l'interesse anche da parte di queste persone. Infatti ho trovato insomma un cliente dall'Arabia che è riuscito a venire qui in fiera e ci sarà un ordine. Domani tutte queste luci puntate sulle scarpe si spegneranno. Ricordiamo che dal 2014 l'appuntamento con il MICAM si svolgerà a fine agosto. Lutto nel mondo della sanità marchigiana, stroncato da un male che non gli ha lasciato scampo. Si è spento all'ospedale di San Severino il dirigente dell'ASUR Marche, Mario Forti, 56 anni. Condoglianze da parte di ETV e di Radio Santa Music. Ora una breve pausa, a tra poco per le ultime news, vi aspetto. Stai cercando le offerte migliori per la tua vacanza? Ma allora stai cercando Criluma. Chi? Criluma, la nuova agenzia viaggi di Ancona che ti riserva tante proposte a prezzi incredibili. Mare, montagna, crociere, enogastronomia, vacanze studio o di lavoro. Vieni a trovarci o prenota una consulenza a domicilio. Personale qualificato saprà consigliarti la soluzione perfetta per il tuo soggiorno. Inoltre sul nostro sito internet tante offerte sempre aggiornate.
nasce Criluma, cresce la voglia di vacanza. Siamo in via Sandro Totti 2 ad Ancona, maviaggi.com. Sport and Travel, Rotary Club Senigallia, LAV, Ministero dell'Istruzione presentano Passeggian Dog, passeggiata urbana di 4 km con cani di qualsiasi razza. Sabato 21 settembre con partenza dal Foro Annonario di Senigallia. Per l'occasione saranno garantite l'assistenza veterinaria e medica. La quota di partecipazione è di 5 euro compreso gadget e potrete iscrivervi a partire dalle 15.30 con partenza alle 16.30. I proventi verranno interamente devoluti alla GACI, l'associazione che si occupa delle adozioni dei levrieri allo scopo di salvarli da morte certa dopo una vita di corse e caccia. Ti aspettiamo sabato 21 settembre al Foro Annonario di Senigallia. Passeggian Dog. Il tuo futuro è scritto nel miglior presente che riuscirai a realizzare. Scegli il corso di progettazione, design, marketing o per nautica da diporto e cantieristica. ITS Recanati per il Made in Italy nel mondo. Scadenza 30 settembre 2013. Hai meno di 16 anni? Hai finito la scuola media? Commetti sul tuo futuro lavorativo. Iscriviti al corso triennale per estetiste, finanziato dalla Regione Marche e dal Ministero del Lavoro e valido anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Inviaci la tua domanda o portala direttamente presso il nostro centro di formazione professionale, via Valdelli 23, Falconara. Per altre informazioni visita il nostro sito www.ialmarche.it. Ma ricorda, hai tempo solo fino al 24 settembre. Edizione Marchigiana, ben ritrovati. In chiusura c'è un aggiornamento rispetto alla news di apertura di questa edizione che sta andando, lo ricordo, online in diretta, in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it. La notizia è questa: ammazzata in strada dall'ex marito, orrore nella notte a Civitanova, la vittima Anna Pia Bigoni uccisa a bastonate e coltellate palestini. L'ex marito è accusato di omicidio volontario premeditato. La notizia sta facendo inevitabilmente il giro d'Italia. C'è un aggiornamento, come avevo anticipato, sul Corriere della Sera. Parla la figlia della coppia, secondo la quale non si tratterebbe di femminicidio. Notizia che trovate, eccola qua, in prima pagina, nella home page del sito del Corriere della Sera. A Civitanova Marche la tragedia, la figlia dice non è femminicidio, mia madre lo vessava, così Katia, la figlia di Maria Pia Bigoni, accoltellata questa notte. Questa è la notizia, chiaramente nel corso delle prossime edizioni anche noi avremo ulteriori aggiornamenti. È tutto, grazie da parte di Maurizio Socci, buon proseguimento con ETV e Center Music.